2 anni fa, in una calda giornata dei principi di agosto, in un letto del reparto di psichiatria della Saluca di Vallo della Lucania, mani e piedi legati, moriva Francesco Mastrogiovanni. Per commemorarlo, una manifestazione presso l'aula consiliare di Vallo della Lucania. Siamo qui perché a pochi chilometri da questa sala è morto, legato a un letto di contenzione per 82 ore, Franco Mastrogiovanni, un maestro elementare che è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e che per un periodo così lungo non ha avuto alcuna forma di soccorso, di aiuto, è stato lasciato morire con le caviglie e i polsi legati, senza alcuna forma di terapia, senza alcuna alimentazione o idratazione. È un caso appunto atroce perché accanto a lui si muovevano alcune decine di operatori sanitari, infermieri e medici, nessuno l'ha soccorso, dunque quel letto di contenzione è stata la sua tomba. Ecco, siamo nel XXI secolo, mai come adesso si è sempre più netta la differenza tra ciò che è occidentale e ciò che appartiene ai paesi dell'est, dell'oriente, paesi diciamo di religione differente come l'Islam. Che cosa c'è di occidentale, di civile in quello che capita ancora tutt'oggi? Purtroppo direi così. Nelle società contemporanee resta molto di antico e di barbarico, nelle società occidentali resta molto di orientale. Dobbiamo smettere di pensare che le nostre società siano società inappuntabili, perfette, prive di orrori, e pensare che nelle nostre società ci sono molti orrori, quanto non certamente ce ne sono nelle società dispotiche come l'Iran ad esempio, ma certamente dobbiamo essere tanto vigili nel nostro paese quanto dobbiamo essere attenti alla tutela dei diritti umani negli altri paesi del mondo. Questo libro che lei ha scritto insieme a Valentina Cardiaroli parla di tanto altro. Come mai alcune storie passano agli onori della cronaca e appassionano tanto i lettori? Mi riferisco al caso di Avetrana, ma a quello di Cogne, se andiamo un po' al passato. Altre invece devono essere quasi diciamo suggerite, perché si parla di barbarie vere e proprie, non casi di raptus. Diciamo che nelle vicende come quella di Cogne il male appare come tutto dentro una singola persona. Questo suscita interesse e morbosità. Quando invece il male appartiene, come nel caso di Francesco Mastrogiovanni, a 20 operatori sanitari sotto processo, voglio ricordare, allora è più difficile guardare quelle vicende, perché forse a quel punto ci viene da pensare che quei 20 medici, infermieri, sanitari sono così simili a noi che anche noi potremmo commettere quegli abusi e quelle illegalità, e questo ci fa paura. Invece di osservare dunque tutto ciò, preferiamo chiudere gli occhi. Tante immagini sacre, lei diceva nel suo libro, come ammonito forse di quello che rappresenta forse un sacrificio umano. Sì, forse così, ma più probabilmente noi siamo gli eredi della cultura giudaico-cristiana, quindi nelle nostre teste, nei nostri occhi ci sono le immagini sacre della crocefissione, di Cristo deposto dalla croce, delle donne che vanno al sepolcro. Allora, quando vediamo nella loro nudità riprodursi quelle condizioni, è impossibile non andare con la mente ad altri corpi
massacrati. Ecco, credo che sia questo poi l'associazione mentale che ci viene da fare. Stasera ricorrono 2 anni dalla morte di Franco, sono 20 quasi gli indagati per la sua morte, c'è un comitato di giustizia che collabora ad oltranza affinché la verità e la giustizia venga fatta. 3 sono le interrogazioni parlamentari chieste da Rita Bernardini, che è uno dei membri della Commissione Giustizia alla Camera. Come sta andando? Ma come sta andando? A dire la verità, oltre a quelle della Bernardini ce ne sono state altre. Quello che dispiace è che purtroppo non ci sono mai risposte se non di tipo burocratico o il silenzio assoluto. Naturalmente il comitato si è cominciato a muovere da subito e sinceramente siamo, come è stato detto, molto soddisfatti della condizione del processo, soprattutto della Presidente Garzo, che lo sta gestendo con molta determinazione e chiarezza soprattutto. Non si sta perdendo tempo, perché come è stato detto noi vogliamo la verità perché si abbia giustizia e soprattutto perché queste cose non si abbiano più a ripetere, non accadano più. Quindi noi i risultati finora che si stanno ottenendo sul campo, diciamo, ci rendono soddisfatti. Certamente temiamo i cambiamenti a livello nazionale, per esempio se dovesse passare quello del processo lungo e viene, come è stato detto, reso possibile l'allungamento all'infinito delle liste testimoniali che al momento sono state escluse, qui ecco ci sarebbe il pericolo concreto della prescrizione, no? Questo è un pericolo concreto. E poi veramente questa è una grande battaglia di civiltà. Ecco, Franco Mastrogiovanni, noi l'abbiamo detto, non vogliamo che accada più, ma perché? Perché ci sono rischi veri e reali di involuzione della legge Basaglia, che già era un compromesso ma che oggi rischia. Quello che diceva Manconi, che il carcere, ecco, si risolve penalmente tutte le questioni, immigrazioni, droga, i tossicodipendenti, oggi con le nuove proposte della legge, della riforma Basaglia, si rischia di passare dal penale al manicomio senza che nessuno lo sappia e se ne occupi, è ancora peggio. Cioè, questo è l'allarme che come comitato stiamo lanciando anche a livello nazionale. È ancora molto peggio perché fin quando si entra nelle carceri c'è un processo, ci sono diritti, c'è gente che si mobilita, ci sono delle garanzie. Se si entra in un manicomio, come li vogliono ripristinare, non c'è nessuna garanzia, buttano la chiave e quindi anziché avere gli incomodi degli ospedali delle carceri che scoppiano o sono sovraffollate, avranno i manicomi tranquilli anche appaltati ai privati. Cioè, questo è quello che stiamo cercando di far capire come allarme sociale che c'è. Ecco. Quindi questo è quello che vorremmo vedere. Ci fa piacere che questa sera c'è stata molta gente, anche se l'occasione è stata la presentazione del libro di Manconi e la sua coautrice Valentina. Allora, voglio dire, c'è stata una bella presenza. Si sono visti finalmente, anche se non hanno parlato, i sindaci, cosa che prima invece non c'era e non accadeva, quindi lo vedo come buon segno. Qui c'è ancora purtroppo l'omertà delle istituzioni, un silenzio assordante che bisogna squarciare proprio per restituire non solo la verità ma anche la dignità al nostro territorio, agli ospedali, agli spazi pubblici dove noi comunemente andiamo per affidarci con sicurezza e con tranquillità e con fiducia. Non si può uscire morti, ecco, non può essere un sistema.